al centro, all'acqua 4, questa è un'altra barca che può darci grandi soddisfazioni, Raffaello, da qua a un anno. Ti hai detto bene, l'Italia ormai ci ha abituato ai nostri due azzurri, Stefano Poppo e Pietro Ruta. C'è un'Italia che può quest'oggi andarsi a prendere la medaglia del valore più importante. Adesso è buona la barca azzurra, ancora 43 colpi, non smette di spingere, di continuare a tenere la frequenza alta, perché vuole prendersi la posizione di testa. Infatti 18.5 la velocità della barca azzurra, alto il numero dei colpi Pietro Ruta, seguito magnificamente da Stefano Oppo. C'è quasi una prova di vantaggio, l'Italia che rincorre. L'Italia deve stare attenta chiaramente alla prova numero 5, quella dell'Australia, una barca di vantaggio, però in genere riesce Pietro alla parte finale a mettere cavalli. Si avvicina il traguardo, si avvicina certamente una medaglia per l'Italia in ogni caso. Benissimo Pietro Ruta, con la Germania che ha guardato a sinistra, guarda ora il capovolgo dove è l'Italia. Attenzione all'Australia, ma tiene Pietro, stringe i denti e si va a prendere una splendida medaglia d'argento.